E ben arrivati a tutti qui dagli studi di 600. Io sono Matt, questa è Monografia e avete sentito già il primo pezzo che abbiamo subito dato un top, uno dei brani mitici dei Queen, perché oggi sono loro gli ostri, il nostro ospite virtuale, i Queen di Freddie Mercury, ma non solo. Ricordiamo che i Queen erano quattro grandissimi musicisti e qua li abbiamo visti all'opera in Bohemian Rhapsody. Dopo poi avremo un'altra versione di Bohemian Rhapsody molto più, come si possa dire, più leggera, più Simpatica, simpatica. simpatica, cioè Ottimo. più che altro è entrato forse nella storia oltre alla Esatto, versione dei Queen. esatto, esatto. E intanto un grazie, un ben trovato a mio regista Carlo. Anche oggi abbiamo perso per strada Pierre, boh, perso in chissà quale locale Ma ancora, beh, come sì, sono, no, ma ha eh? bucato le ruote della bicicletta e ancora non è Anche secondo arrivato me. D'ogni Pierre, modo, quindi. insomma, un grazie a Carlo che mi fa da regia. Di fianco abbiamo anche Luca, l'aiuto regista. Sei ancora aiuto regista, Luca? Sì, Sì, è ancora eh? lui, aiuto Ok. regista. Bene, dai, per questa grande puntata siamo, se non sbaglio, alla nona o decima puntata di Monografia. E niente, partiamo con. Siamo pronti con un altro video. Andiamo a raffica oggi, eh? Ne abbiamo preparati tanti anche perché, insomma, i Queen, parlare dei Queen non è facile. Io mi sento un pochino. Non so come mai, forse perché li ho amati fin dai loro esordi, che ero piccolo piccolo, avevo 10 anni, andavo stato a comprare il loro primo LP, allora segno LP, non so i CD, e insomma sono legato a loro, insomma, poi vabbè, poi ne parleremo, pian pianino racconteremo qualche aneddoto. Io dietro con me ho portato alcuni libri che parlano dei Queen, come sempre porto un minimo di bibliografia che riguarda gli ospiti che abbiamo in trasmissione. Freddie Mercury si racconta, edizioni Blues Brothers, Mercury Rhapsody, il primo contiene tante belle frasi di. Va bene così? Ottimo, aspetta che lo dritto. Ecco qui, bello in verticale. Un bellissimo libro che racconta tutte delle frasi, a parte la discografia iniziale e la cronologia anche dei loro concerti. Una fra tutte, solo il cantante. Non sono affatto l'anima dei Queen. Tutti mi considerano il leader della band, mentre invece io sono solo il cantante. Siamo in quattro e siamo tutti su uno stesso piano. Infatti, senza John, Brian e Roger, io non sarei niente. Rimetto il segno perché dopo ce n'è un'altra molto bella. E questa la dice tunda un'altra. Peter Freestone, che ha conosciuto molto bene Freddie Mercury. Freddie Mercury, una biografia intima, edizioni Arcana. Anche questo è un bellissimo libro, molto quasi un romanzo. Racconta un po' la vita, alcuni aneddoti. Poi dopo, vabbè, il mese scorso è uscito per Classic Rock un bellissimo articolo sui Queen, da cui praticamente prenderò spunto per questa puntata anche oggi dalle 4 alle 6 qui negli studi di 600. Ricordo che chi vuole mettersi e mandare messaggi lo può fare tramite il nostro sito 600, canale 4 di CU TV. Ho detto. E salutiamo Nicole, E Nicole, perché sta esatto. già scrivendo. Ah, grande, ok. Ciao Nico, un abbraccio. E partiamo con il secondo video, che non mi ricordo più qual è, ma oggi Liar. Liar, grande. Queen, Liar. Beh, direi che siamo partiti bene. Questa è la Liar dal primo album Queen del 73. E iniziamo subito con una piccola notiziola. Il titolo A Night at the Opera, il mitico disco dei CD LP dei Queen, venne partorito ed era il titolo di un film dei fratelli Marx. Grazie a questo titolo erano su un divano, erano un sabato, tutti si stavano strabaccando, erano in pausa e c'erano i primi, siamo nel 75, c'erano i primi videoregistratori e
sul registratore, appunto, viene messo su A Night at the Opera dei fratelli Marx. Freddie Mercury vide il titolo, gli si accese la lampadina e lo disse con gli altri tre, disse perché non facciamo un LP, il prossimo disco che si chiama A Night at the Opera, sarebbe bello. E gli altri tre dissero però non è male come idea, buona buona. Poi il mondo è piccolo, da lì dopo un po' arrivò un telegramma di Groucho Marx che gli invitava a casa sua a prendere qualcosa, insomma. E Groucho Marx invitò i ragazzi, i Queen, a prendere qualcosa con lui, e i tre, perché purtroppo uno non poteva andarci, John Deacon non riuscì ad andarci, e la cosa che notarono, anzi che notò Freddie Mercury, è che Groucho era assistito da un'infermiera che era una gran bella donna e da una manager che ancora era ancora più bella, e Freddie Mercury disse però questo qua si circonda di gran belle donne, questo qua però. E Groucho cantò qualche canzone e poi disse uè, ma voi non siete musicisti? Allora dai, forza, dai, cantatemi qualcosa. Allora i tre intimoriti dissero no, ma non abbiamo niente, non abbiamo la chitarra, non... E lui tira fuori una chitarra, la diede in mano e i tre cantarono per Groucho Marx 39. E questa è una storia bella, nel mondo spettacolo, poter dire di essere andato a cena da Groucho Marx non era male. E, insomma, i tre poi si conobbero, anzi quattro, chiedo scusa, si conobbero un po' alla volta. L'ultimo a entrare in tutta la combricola fu John Deacon, perché il bassista se ne andò via, il primo bassista andò via dopo 3 settimane, non era il gruppo che faceva per lui, fortunatamente, e così iniziò la loro scalata al successo. Bene, direi che andiamo a un altro video che non so qual è oggi, però è bello. Carlo, dimmi te oggi, dai, che almeno... Cioè... Sai che questo non riesco a pronunciare col mio inglese schifoso. I'm going slightly... è quello che non ce la faccio. I'm going slightly mad. Slightly mad, vedi, okay. È il mio... Beh, vabbè. No, che fa schifo. Va bene, va bene. Queen, oggi con voi. Eh sì. Mi sa che dovremo fare una puntata... solo per Freddie Mercury, ma non solo per il cantante, ma per tutti gli aneddoti e per tutte le miss che lui aveva in questi video qua. Sempre da alcune frasi che Freddie Mercury diceva, dopo ne dirò qualcuna poi anche degli altri, tranquilli. La gente pensa che io sia un vero stronzo. In effetti è piuttosto difficile avere a che fare con me, e con alcune persone mi comporto come una zoccola. In fondo mi piace essere una zoccola e mi piace essere circondato da zoccole. Sì, lui ha ammesso anche lui che era un affamato di sesso, aveva il tarlo del sesso. Infatti in una tournée, in una famosa tournée che fecero i Queen in Giappone a metà degli anni 70, il tour manager e gli altri tre ragazzi della band dovevano andarlo a cercare, e sapevano dove andarlo a cercare, nelle bettole del Giappone, in mezzo a geishe, a prostitute di tutti i sessi possibili immaginabili. Lui era in mezzo, faceva orge la mattina, la sera, beveva sake, subriacava, insomma di ogni. Nel 75, dal 74 al 75, con Share Earth Attack Tour, tratto dall'omonimo LP, i Queen capiscono che non sono più famosi, ma diventano delle vere e proprie superstar. Eh sì, è proprio in questo tour, eccolo qua, Big in the Japan, ecco, meno di 2 settimane dopo aver fatto tutto il loro tour negli Stati Uniti, i quattro arrivano al Budokan di Tokyo, dove sono stati fatti tanti altri famosi concerti, e quando atterrarono in Giappone, la cosa che stupì e che lasciò esterrefatto
Freddie Mercury fu non solo tutti i fans che ci avevano, ma perché sapete che ci si inchina, no? In Giappone per salutare, e c'erano questa marea umana di ragazzi e ragazze che li aspettavano, che quando li videro arrivare si inchinarono proprio come un incone davanti a una regina. Bellissimo, deve essere stato un flash non da poco. E i Queen così fecero il loro tour, e proprio in questo tour Freddie Mercury iniziò a collezionare quello che fu poi diventato, e dopo racconteremo un aneddoto bello e triste nello stesso tempo, un aneddoto del suo spasmodico volere collezionare. Freddie Mercury collezionava kimono antichi, e prese proprio da questo tour questo pallino, e soprattutto collezionava koi. Carlo, tu hai collezionato dei koi? Come no, una marea di koi. sapevo di ho becca. Preso anche dei koi ogni tanto, se vuoi, però del koi. Però infatti coione in americano koiwan. Ah, ok. Infatti, no, vedi? Ma a parte scherzi, koi, Carlo, ma non solo Carlo, io l'ho saputo, l'ho imparato, ve lo dico, cioè 5 giorni fa, adesso non faccio pensavo fenomeno. 5 minuti fa. No, 5 giorni fa. Il koi è quel bellissimi specie di carpe, quei pesci giapponesi stupende, che durano fino a 20 anni. Sì. Non ti dico, si chiamano koi. Non ti dico quanto. No, sì, non, che se ne koi uno ti passa la voglia. E dopo vi racconterò un aneddoto fortissimo in base a quello. Rispetto a quello, siamo al quarto video. Mettiamo? Sì, We Will Rock You. Grande, sì, andiamo. We Will Rock You. Diamoci una bella ingasata tutti quanti. In casa saremo tutti là che. Apri che microfono, grande Carlo. Ho dato sul volume, non ti preoccupare. Vabbè, ogni tanto capo. È normale. We Will Rock You. Queen in una. Cos'era, un pomeriggio abbastanza freddolino. Mi viene in mente il concertone degli Emerson, Lake e Palmer a Montreal durante le cose quando ci fu l'imponente congelamento delle dita. Allora, i Queen hanno debuttato rispetto a tutti gli ospiti che abbiamo avuto in precedenza. Stiamo pian pianino però andando avanti come cronologicamente parlando, hanno debuttato nel 70. Praticamente il primo ospite che abbiamo avuto, che manco mi ricordo più chi era, ha debuttato agli inizi degli anni 60. Non mi ricordo più chi era. Chi è stato? Non era, no, Samuel Garfunkel. No, non l'hai fatto. No, non l'abbiamo ancora fatto. Samuel Garfunkel. Non mi ricordo. Io di Samuel Garfunkel credo solo il concerto a Hyde Park, poi Bona. Certo. E Graceland. Chiaramente. Finito lì. È come oggi sui Queen. Ha detto lì. Che non sa niente, come, ma è lì che sta raccontando. E come ne so poco anche di Neil Young. Però avevo promesso che anche oggi potevo dirlo. Sì. A Giampaolo, il nostro giornalista, l'amico giornalista, scrittore, che il 4 maggio abbiamo il Neil Young International Convention. Ah sì, è vero che era quell'evento che avevamo detto. Esatto, e ci andrò perché io di Neil Young, veramente, a parte Crosby, Stills, Nash & Young. Sì, che non conosco, forse conosco se la sento. E pochi altri... Bona, però il 4 maggio abbiamo al Tabacchi Blues Fontana di Rubiera, al pomeriggio abbiamo sia l'acustico e sia l'elettrico, e in Svezia la sera al Battard di San Prospero di Modena abbiamo tutto un bellissimo programma con delle grand band in elettrico. Trovate tutto su Facebook alla pagina Neil Young International Convention. Invece domani io sarò con la mia giovane mogliettina. Cioè te stai a fare le marchette? Perché? È monografia? Sì, esatto. E non era mattagrafia, altrimenti era. È vero. No, vabbè, modo, io dove sarai domani? Io il 30 sarò con la mia giovane mogliettina. Che domani è il 30, sì. E il 30 al Vox di Nonantola, perché c'è la London Night. Ah, sì? Eh sì, dove Giampaolo suonerà col suo substitute. Sarei venuto io volentieri, ma sono qua dentro chiuso. Sì? Come peccato, sei. Peccato. Ti registrerò qualcosa, perché ci sono due band. Una dei... Neil Young, no? Una dei Clash? Sì. Una band che fa il cover dei Clash, non ci sono i Clash. Perfetto. Maga, Ri. È chiaro. E l'altro c'è Giampaolo con i Substitute che fa la cover degli Who. Ah, è vero, l'altra band. Esatto, l'altra band. Qui parte un po' prima, alle 10.
Perché sai, l'altra volta ho chiesto: "Ah, Giampaolo, ma dove sei a suonare?" Dice: "Sono all'altra, ma inizi presto, no?" Dice: "11, 11 e mezza". Beh, ma è presto per i giovincelli, non come per gli Esatto. E io gli ho detto che è già chiaramente. 1 ora e mezza che dormivo. Cioè, io dormo da 2 ore almeno, quindi Sì? stai tranquillo, sì, più o meno. Ma dai, non Ma so. non è vero, è una cavolata. Ma tu sei giovane. Sono sveglio fino. Sì, beh, a lavorare fino alle 2 di notte, ma va bene. Immaginavo, Allora, intanto abbiamo che cosa? Beh, abbiamo i Queen. Oggi abbiamo una puntata bella. Sai che però mi piace essere in due in una Eh trasmissione. sì, ma perché chiaramente è il botta e risposta. No, ma non solo, perché se si rilassa almeno hai qualcuno con cui parlare. Beh, ma perché Pierre non ti piace? No, Pierre non parla mai. Pierre Pierre non è parla, ma molto, cioè, perché Pierre è un Pierre. regista di quelli. Esatto, guai se gli do un video all'ultimo minuto, guai se il video non è, guai se non gli do in questo formato. Invece tu sei un, guarda, lo dico sinceramente, sei un, non dico più professionista di lui, però sei più elastico. Anche perché quando l'abbiamo preparata questa scaletta 10 minuti prima del programma. Esatto, cioè, E quindi, l'avevamo preparata prima, se però tu l'abbiamo l'hai. decisa la Alla sequenza fine. alla fine. Poi abbiamo deciso oggi di, cari i nostri amici da tutta Italia, ma anzi da tutto il mondo, Sì, perché perché io siamo c'ho, web TV fonica, fonte. esatto. E siamo, poi sai che abbiamo il nostro ascoltatore là, quello che io chiamo sempre il busone alla bolognese. Eh beh, sì, oh, cioè lui ha questa casina di pescatori in riva all'oceano su in Normandia che guardando dalla camera, dalla finestra della sua camera da letto, vede Mont Saint-Michel. Ah, E che però. cos'è secondo te? Un Un busone, sì, un busone, un busone. busuan Sì, giusto, all'inglese, Busuan un busuan. all'inglese, perché Oggi abbiamo chiaramente. il busuan. Vabbè, dovevamo parlare dei Queen in questo frangente, Che però sono insomma. inglesi, quindi il Busuan va Esatto, bene. esatto. Beh, non tutti, perché Freddie Mercury non si chiama Freddie Mercury. Non so come si chiama, però. Si chiama Farrukh Bulsara. Che sapevo che. Cos'è? Non è siriano. Bravo, Sì, è bravo, siriano, proprio come me lo grande. ricordavo. Meo, ma sei. Ne so a Ne pacchi. sai a pacchi, è di origine siriana Potrei proprio. andare a Sarabanda, ma lì c'è Sì. andato l'uomo gatto che lavora diabolico Esatto, e lo mandano anche giù. se lui è nato a Zanzibar, poi il padre si è trasferito a Bombay, poi alla fine sono andati in Inghilterra e Un rom, praticamente. praticamente sì, esatto, girava dappertutto. E la particolarità che aveva Freddie Mercury, che è l'unico che aveva studiato e credo che avesse anche finito gli studi, ma non voglio dire una stupidata, in arte. Lui era, dipingeva, eccetera, eccetera. Cosa che invece non fece, e lo vado a cercare perché, cioè, uno può dire, ma chissà che studi ha fatto quello o quell'altro. Era pauroso, credo che fosse John Deacon. Lui invece voleva diventare, esatto, John Deacon voleva diventare, no, Brian May Brian May, voleva chitarrista. Parrucchiere? diventare. No, non indovinerete No. mai, mai cosa poteva diventare Brian May. Non lo voglio quasi sapere. Voleva fare l'astronomo. Chiaramente, infatti, avrebbe beccato la Esatto, nei parte. suoi primi momenti, nei suoi primi attimi, no, da chitarrista, lui provò a sfondare, poi dopo non ce la fece, oppure ebbe delle delusioni, diciamo così, e proprio la biografia dice che lui ritornò a studiare per diventare astronomo. Pauroso, Beh, cioè, io non ce uno lo può. vedo. Se lo vedi con i capelloni, Ma sì, capito? sembrava più che un astronomo, un parrucchiere, Un bravo, un parrucchiere. Io ho fatto il parrucchiere. parrucchiere. Esatto. Sono le 16:35-36 e visto che stiamo un po' divagando oggi, è una bella, però mi piace questa trasmissione, un po' più leggera rispetto a quelle altre un Molto po' austera, più che cattedratiche, cattedrale. sì, questa è un po' Bravissimo. più tranquilla, poi racconteremo Com'era dopo. Freddie Mercury? Sì, Freddie Mercury, anzi, leggo, guarda, da questo libro che. No, ma sai perché lo sto dicendo? Perché finalmente qui senti delle. Ma dice delle boiate? Io. Sono vere, no? Secondo te? Ma sì, Sì, penso si di sono sì. pubblicate. Chiaro, Poi quando l'hanno dopo, pubblicato? In che anno? dall'edizione Blues Brothers, mi pare che sia Di che anche. anno, È del eh? 2011. Perfetto, tanto non può dire che non è vero, quindi. Ah, sì, è vero. Ti È ricordo questa vero, parte qui che. è vero. Ti racconto, anzi, vi racconto questa qua, vi leggo. Sul palco a tratti mi accorgo di essere così potente da sentirmi un mostro. Leggerissimamente Sì, beh, egocentrico. no, In niente. scena io sono scatenato, estroverso, comunicativo e coinvolgente, cioè il contrario di quello che sono come persona nella vita di tutti i giorni. Stendiamo un velo pietoso che qua ci sarebbe da dire con quello che ho letto. Vabbè. D'ogni modo, quinto nostro video e abbiamo Play the game. Play the game. Che estensione vocale. Quindi mi sembra Claudio Baglioni. Qua andava da. Cos'aveva? 6 ottave.
aspetta, perché mi è andato di traverso quando hai detto Baglioni. Molto emozionale. Secondo me Baglioni temena se lo paragoni. Sai perché? Baglioni mi hanno detto che è un ego molto... Sì. È molto grosso. Beh... E quindi, sai, mi hanno detto, a proposito, giusto per andare fuori tema, sì, vai, oggi va bene così. Che ormai va bene così. Bello. Mi hanno detto che Baglioni, quando sì. fa, tanto per spiegarti il soggetto, quando fa le interviste, caccia fuori tutto il suo entourage e anche i musicisti che ci sono sul palco. Perché lui le interviste le deve fare concentratissimo e da solo. Perché beh. L'immagine che deve uscire da intervista è solo e esclusivamente la sua. Beh, vabbè, allora, io posso dirti che Claudio Baglioni non l'ho conosciuto, sì, l'ho conosciuto anche se ci ho scambiato quattro parole, però ho seguito una sua tournée di Claudio Baglioni, che era Le vie dei colori. E sì? Ti posso dire che si può dire tanto di Claudio Baglioni, come anche di Freddie Mercury, di tutti, no? Sì? Tutti i cantanti. Sì. Però bisogna sempre vedere, e qui faccio un inciso che però va a pennello in questa trasmissione qua, se tu li guardi dal punto di vista umano o artistico. Allora, se noi li guardiamo dal punto di vista umano, della gente normale o, come posso dire, senza un egocentrismo esatto, molto sviluppato. Li conti sulla punta delle dita, bravissimo. Ok? Se lo guardi dal punto di vista artistico, io ti posso dire che io Baglioni in varie date del tour, lui arrivava intanto 3-4 ore prima e io l'ho visto al palazzetto di Modena per fare il soundcheck cantare quella sua maglietta fina, che l'avrà cantata miliardi di volte, sì. E interrompersi e dire, a parte che era tutto via radio, perciò okay. Il delirio totale, non so come facevano, una cosa paurosa. Ma a parte quello, cioè proprio la professionalità. E poi Claudio Baglioni al pomeriggio, lui ha il club, sì. Il suo fans club. Ha incontrato i suoi fans. No, gli ha fatto qualche canzone che poi alla fine è stato un mezzo concerto per quelli del club. Perciò è anche una bella cosa, cioè no, no, ci no, tiene. A livello artistico ti dico, ci tiene. Come anche Freddie Mercury, perché ritornando al Giappone... Sì. Freddie Mercury, molti erano intimoriti, come anche in un video che vedremo dopo, che è Radio Gaga. Sì. Tutti quelli che vedi ballare a Radio Gaga sono tutti dei fan che arrivarono gratuitamente, e intimoriti dalla band ce ne furono pochissimi che andarono a chiedere ai quattro, ai Queen, l'autografo, e che loro sono stati lì delle ore a autografare senza problemi. Cioè non è che avevano dei problemi a autografare, cioè la gente non ci andava. Proprio, sai, molte volte anche il timore reverenziale, sì, no? Che si ha. Ecco, io ad esempio di Claudio Baglioni non ho un autografo, però ho tante foto, perché poi sì, lo vedevo passare. Poi... Ma avrà che l'ho detto due volte buongiorno in 60 che l'ho detto io. Chiaro, però non stiamo. Allora, però Claudio Baglioni so che ha un tuo autografo invece sul comodino. Esatto, sì. Chiaramente. Sì, esatto. Ho scritto al mio amico Claudio. Con simpatia. Con simpatia con matta. Simpatia, con simpatia matta. E chissà quanto costerà fra un po' questo qua. Soldi. Allora ne faccio parecchi, così dopo me li autorivendo io, li faccio vendere alla mamma e al papà. Non li puoi autorivendere, sai, no. Che l'autografo, l'artista più muore di morte cruenta, più vale. Ah sì? Quindi devi essere schiacciato da... Beh, allora guarda, c'è dentro il blocchetto qua, aspetto ancora a firmare. Va bene, aspettiamo un altro po'. Non vorrei lasciare una moglie giovane da è sola, una capito? Che poverina è una figlia che, vabbè, la povera. Allora, adesso mi manderà un messaggio, sicuramente se mi ascolta, incarognita. Sì, no, è qui Persa che dice che ha una mosca che insegue la freccia del suo mouse. Bah. Sì. Vabbè, però è tua figlia, quindi e però abita a Imola, perciò abbiamo già detto tutto. Ah, ok, perfetto. Anche le mosche le hanno fatto uscire. Allora, vediamo dove eravamo rimasti, mi sono perso completamente in questa... Ah, vabbè, fra un po' abbiamo un altro bellissimo video. Un video che fu... intanto la canzone è Barcellona, cantata dalla Caballé, Montserrat Caballé, con Freddie Mercury. E chiesero proprio a Freddie Mercury di creare l'inno per i giochi di Barcellona. E Freddie Mercury fu indicata... come cantante anche la Caballé, che Freddie Mercury adorava,
rispettava molto, aveva direi quasi soggezione. E Freddie Mercury, come un bambino, gli mandò del materiale, voleva lavorare con lei. E insomma, venne fuori che la Cavalier, che lui aveva tanta paura, si rivelò invece, divenne per la vita un'amica e apprezzò molto il lavoro musicale di Freddie Mercury. E venne fuori questa bellissima canzone. Montserrat Caballé e Freddie Mercury, Barcellona. Beh, decisamente un gran bel duetto, eh? Mamma mia, ragazzi, che due voci paurose. Ho la pelle d'oca. Hai la pelle d'oca? Sì, e Sai, non co è perché fa freddo. sai come dicono in Romania? Ho No? la pelle di gallina. Eccola lì, lo sapevo io. Tu hai la pelle di gallina, oh, lo dicono così, è un modo di Ah, dire è un loro. modo diverso, è un Esatto. altro mondo. Esatto, e Montserrat Caballé con Freddie Mercury in questa Barcellona. Mi viene in mente prima quando guardavo, a parte che ho lasciato che Freddie Mercury era intimorito dalla Montserrat Caballé, un po' per il rispetto che aveva per la cantante, un po' perché la Montserrat era è stata una grande interprete, una gran diva. In tutti i sensi. In tutti i sensi, sì, infatti c'è una frase che a me mi era sfuggita su questo libro, molto bella, e che c'è che qualcuno, quando vede entrare le Caballé dentro alla stanza, gli viene in mente la vecchia, un pezzo di una canzone di Joyce Greenfield che dice così: maestosa come un galeone, veleggiò sul pavimento. Ed è stupenda questa frase perché veramente lei Bellissima, sembrava perché un galeone, cioè diciamolo, eh? con quell'abitone. Esatto, sembrava veleggiare proprio sul pavimento, quasi che non stesse camminando, ma con questo grandissimo. Insomma, volevo dire, con questo grandissimo abito, volevo dire che Freddie Mercury, così intimorito, alla fine si scoprì che con la Cavalier aveva questa sintonia. E io prima te l'ho fatto, volevo fartelo vedere. Quando verso la fine loro si guardano, Sì. vedi proprio due occhi di due volpettini che chissà che cosa stanno tramando uno con l'altro, perché avevano questo senso dello humor. Anche la Montserrat aveva un gran humor. E i due si trovarono proprio in sintonia, e lo si vede proprio da questo video, da queste occhiate Che che c'è si danno. complicità, C'è quindi che c'è anche molta, un'amicizia al di molta fuori complicità. dalla. Eh sì, poi dopo la Cabalè, l'ho detto, rimase amica di Freddie Mercury. Uno che volesse prendere qualche disco dei Queen, quale prendere della loro immensa discografia live e in studio? Beh, io darei quattro titoli fra tutti: Killer Queen, Radio Gaga, Under Pressure e Another One Bites the Dust. Questa è la playlist essenziale come brani. A Night at the Opera e Jazz per me rimangono i due album più belli. Jazz era quella famosa copertina che mia mamma non mi faceva mai portare in bagno, perché quando l'aprivi c'era il poster murato di cicliste nude. Ah sì, non lo conoscevo, vedi Sì. che è una cosa che non E pensa conoscevo. che ho avuto la prima edizione. E tu mi dici: Ah, quindi come hai quanti anni? avuto? Sì, Sì, perché infatti. non ce l'ho più. Non lo voglio sapere come Ai mai. tempi che in bagno potevi diventare cieco, perciò. Nicole, tuo papà l'ha stracciata tutta, praticamente l'ha consumata quell'edizione. Sì, Anche perché infatti. cos'era? Vinile. Beh, logico. Perfetto, Vinile, ottimo. vinile, vinile. Allora, dopo la Cabaret e Freddie Mercury con Barcellona, mancano 7 minuti alle 5. E alle 5 che cosa Abbiamo un scatta? appuntamento bellissimo. Stupendo, eh? Cioè, io morivo davanti a quel video quando ero piccolo. Allora, Ci sono sì? cresciuto. Sì, ma io ci Veramente? sono cresciuto con loro. Sì? Beh, Sì, lo beh. sai che io l'ho scoperto questa settimana quando ho fatto le ricerche sui Ah Queen? sì? Oh, Non lo raga. sapevi? A me piacciono molto quello che. Tutti diranno: ma Quello. che cazzo sta a dire? Ma tra un po' lo vedrete, Edra. tra un po' lo vedete. Ero più amico per quelli in giallo, tutti gialli. Ero Ah, più. Sì, sì, tu eri più ognuno. dall'altra parte. Esatto. No, io invece ci sono cresciuto, io 78, quindi era Sì, l'anno, eh? erano gli anni dove Mai. erano in voga, e io me li ricordo benissimo, anzi, mi piacerebbe averlo ospite da me, Beh, ma non si vabbè. potrà mai avere. No, purtroppo no. Anche perché non credo che sia.
Credo che anche lui sia. Anche, eccolo lì, è un altro. Sì. Ammazza che Non voglio culo. dire, ma secondo Non lo me so. sì. Faremo le ricerche. Faremo le Faccio le ricerche. ricerche e poi ti Anche dico. perché il video dopo dura un... Non questo, quello dopo, quello Dura un famoso. pochettino. Ma lì bisogna vederlo tutto, vero Carlo? Ah, no, dall'inizio alla fine. Grande, ok, lo lasciamo andare. Sì, quello lo lasciamo Perfetto. andare. Ok. Adesso abbiamo. Io non voglio più Pierre, voglio te sempre. Perfetto, e io verrò sempre qui con te. Ok. E allora, dai Queen, un gran pezzo. Killer Queen che li ha resi famosi. Guardate il Giubino, questo qua. L'autore, intanto lo lasciamo andare un po', lo stesso, paro un attimo sopra. Peter Freestone, la prima volta che incontrò Freddie Mercury, era vestito proprio così, fuori da un bar. Ah, sì? Con sto pellicciotto di lupo, con sti capelli lunghi. Sponsorizzato dalla Combipel. A me fa un po' paura, te lo dico. Sì, vabbè, Cioè, ce lo anche. guardiamo così facciamo paura anche agli Ma altri. Killer Queen. Killer Queen col giubbottino. Col giubbottino, sto ridendo perché c'è Nicole che cioè, mi sta La voglio in facendo. trasmissione una volta, sai? Vi voglio fare due risate, voglio fare monografia Ma con... stai scherzando, No, spero. la famiglia La famiglia Matta. Matta? La Ma te famiglia stai Matta. scherzando? No, non sto Cioè, se mia figlia viene in scherzando. trasmissione, esco io. Ma perché? Ma Io te. sto qua volentieri, Allora, te lo dico. altro che Freddie Mercury si arriva, eh? No, io sto qua volentieri, non è un problema. Tanto non è qua vicino a me, poi se mi chiama Il c'ho la cellulare in vibrazione. Ma se esatto. vuoi ho il mio non silenzioso e ti passo la C'ho telefonata in diretta. leggerissimamente egocentrica a livelli di Freddie Mercury, solo che non ha il giubbottino di lupo, ma ce l'ha di coniglio andata male. Ah, Allora, che vabbè, oggi però mi sembra paura. proprio la puntata di Pedro. Non so per questo flash della Non so. puntata No, che. abbiamo molto più contenuto. Sì, Sì. vabbè, ma no, quello sicuramente. Anche perché oggi, allora, intanto, ogni tanto me lo dimentico, ricordo che siete su Monografia. Questa è C100, eccolo qua il nostro grande logo. E questa è Monografia. Siamo alla nona, decima puntata. Un grande abbraccio a Stefano Giorgi che ho intravisto prima, bello cotto, ma e lui tira dritto poi volta e mi piace. Gran personaggio, gran designer, gran persona. Secondo me Stefano farà tanta strada nei prossimi 365 giorni. Se gli ritirano la patente, sì. Perché Perché ha delle così va a grani piedi, ha idee. Va a delle gran piedi, è gambe. vero? Sì, Eh sì, sì. sì, sì. Fra un po' iniziano tutte le fiere, sai. Sai quante ne deve fare a piedi? Delle fiere, sì, sul No, camminare a no, no. piedi, Ha tutta una serie di progetti in testa e noi gli auguriamo il meglio per Sì, tutto. ma sicuro. Perché ci sta dando troppo. Lui ci sta dando Sì, fiducia e noi sì. diamo fiducia a lui e gli auguriamo proprio E bene, bene, in bene per questi tutto. momenti avere delle persone che pensano positivo, come anche tutto il nostro gruppo qua di C100, no? Che ha messo su questa radio in questi momenti che tutti invece di stanno fermi, immobili, piangono, qui invece si crea, si fa musica, in certe trasmissioni si fa anche un po' di cultura, in altre si fa un po' di casino, In qualcuno si fa un po' di sport, in in alcuni si fa un po' di sport qualcuno non si fa e che niente. sport, infatti prima ho detto, ah, sicuramente ospiterai anche al nostro amico DJ esperto sportivo, ospiterai sicuramente qualcuno che fa speedminton, ultimate frisbee, e lui ha Chiaro. tirato fuori uno che fa il surf, Beh, non ho ben chiaro. capito questa cosa, Ma vabbè. vabbè, lo speedminton non so neanche chi cavolo sia io. Adesso io lo dico perché se guarda su internet e Dopo dici ci da speedminton e vedi dei filmati è una cosa delirante. Do Sono dei pazzi un'occhiata. scatenati. E chi volesse mettersi in contatto, no? Dico bene, Sì? con Monografia non deve far altro che digitare C100 canale 4 di CU TV. Oppure venire a suonare il campanello di Open Factory tutti i lunedì dalle 16 alle 18 in via Bologna Esatto, 13. esatto. Anche con un bastone, volendo. Questo per Nicole, giusto che. Sì, rido perché ogni tanto butto sempre l'occhio a questa. C'è questo duetto, sembriamo la Monserrat Caballé e lei. E Sì, io sono Freddie Mercury, fai diverso. dai, Oh. Lei è il veliero che naviga dai. sul Ma vabbè, ho pavimento. capito, se dobbiamo scegliere, se vuoi, Oh! dimmi. Cioè, però, Carlo, oggi va così. È il Io momento. però con Pierre sono abituato a fare la mia Programma tutum, serio, serio, serio. tutum, tutum, Ho tutum. Ok. capito io, Però, però è così. vabbè. Allora, è il momento, 17:01, partiamo, svegliamo il tutto. Svegliamo il tutto. Allora, oggi avremo, anzi, adesso abbiamo un bellissimo video, che è come protagonisti ha i Muppet. Sì.
dei... Anzi, guarda, già li intravedi fermi. No, no, ferma, no, 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 fermali, fermali. I Muppet che fanno questa storia. Io rido perché quando l'ho visto mi sono sganasciato. Questa parodia di Bohemian Rhapsody. Invito tutti quelli che ci stanno... Telefonate agli altri vostri amici, conoscenti, e fateli sintonizzare su C100, su questa grande web TV, qui a 100 di Ferrara, perché... Perché sta arrivando Bohemian Rhapsody fatta dai Muppet. Ecco, aspetta prima di farla partire, bloccati, perché prima parlavo dei Simpson. Giusto, perché dicevi che Bart... Perché io sono un appassionato dei Simpson, un collezionista di oggetti dei Simpson. Sì. E Bart è un patito dei Queen. Dei Queen. Solo Bart può essere un patito dei Queen. Beh, è chiaro. E anche lui ogni tanto canta qualcosa dei Queen in giro a destra e a manca. È vero, è vero. Se nelle varie puntate c'è. È vero, qualcosa lo dice. Muppet. Pronti? Bohemian Rhapsody, fatevi questo. 6 minuti di delirio. Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. Oh, ma che cosa è stato questo video? Ma il mitico Kermit? Ecco. Grande, peace. beh, adesso mi devo un po' riprendere perché via, sono tutto accaldato, ho sudato quattro camicie, anzi due maglie. È stato bellissimo questo video. Beh sì, ci voleva, anche perché riprende su un po' anche la filosofia dei Queen, no? Perché i Queen, sì, anche Freddie Mercury era egocentrico, chiamiamolo come voi, trasformista, bravissimo. Era stato accusato ai tempi del primo album di Queen di voler cavalcare un po' l'onda glam rock di David Bowie, no? Sì. Di Ziggy Stardust, sì. Perciò la critica gli diede sotto e non poco. Però qui c'è l'altra faccia della medaglia, c'è un Freddie Mercury che era uno che aveva una gran humor. Sapeva scherzare di tutto su tutto, sì, e aveva una, oltretutto, molto acculturato. Non ho ben capito se la maialina finale era riferita a Freddie Mercury? Alla Caballero. Ah, non lo so. Ecco, quello non lo so, però volendo, se vuoi, torniamo indietro e andiamo a chiederglielo. Però. Sì. Abbiamo la DeLorean? No. No, no, non l'abbiamo. Magari. Allora, il prossimo album, intanto te lo preannuncio così se lo dobbiamo preparare, anzi se lo devi preparare, è The Invisible Man. Già pronto. Ok, perfetto, ottimo, perciò un bel video, anche questo di ottima qualità. I video di oggi li ho scelti perché i Queen, hai visto che all'inizio di alcuni video c'è The Queen, The proprio Queen. il loro sì. Loghino. Sì. Li ho scelti e siamo riusciti a trovarli tutti in HD. E si vede però una bella qualità. Vabbè, bella... a parte i Muppet, ok. Vabbè. Ma gli altri hai visto, no, che bella erano, qualità, Erano in HD anche, sì. I Muppet, sai? Sì? Sì, 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 era in HD grande. Anche Muppet. Bello, bello, bello. Quindi, allora, niente, cosa facciamo? The Invisible Man, Invisible l'uomo Man. Invisibile? Perfetto. Vai con l'uomo invisibile. Allora, logicamente nel video c'era l'uomo invisibile, ma voi non l'avete visto perché era invisibile, del modo c'era, ha partecipato anche lui, The Invisible Man, sempre dei Queen. Per dirti un altro aneddoto sul carattere che aveva Freddie Mercury, col rapporto che aveva con la vita, un giorno si trovò a essere in un ricevimento in cui doveva essere presentato il principe Andrea d'Inghilterra, e aveva in mano, lui aveva, Freddie Mercury aveva una gran sciarpa bianca di seta, sì, e un bicchiere di vino, e quando si presentò davanti al principe rimase bloccato davanti a lui e la sciarpa andò dentro al vino e si stava inzuppando. Allora il principe Andrea ha detto: ascolta, fai un po' te, o ci sblocchiamo, se no la tua sciarpa diventa tutta rossa a forza di ciucciare del gran vino. E il principe Andrea tirò fuori la sciarpa, la strizzò, fece cadere il ghiaccio che era rimasto attaccato, e allora Freddie Mercury disse: io la ringrazio perché questo mi ha sbloccato e adesso possiamo fare un po' di torpiloquio assieme e di quattro boiate tranquillamente, e così si sbloccò la situazione. Perciò Freddie Mercury, che aveva lui entrò, i Queen entrarono anche nel Guinness dei primati perché furono il primo gruppo, poi mi pare che altri abbiano fatto più spettatori in Sudafrica, sì, fecero in due concerti. Un gruppo solo fece 500.000 spettatori, fecero 250.000, staccando 250.000 biglietti ogni serata, per due serate, cioè furono, batterono il record, penso che adesso qualcuno l'abbia battuto, in modo
Se ci pensi, Carlo, 250.000 persone a concerto hanno una coda lunga per sono un gruppo. Tantissimi. Attenzione, perché Woodstock ne fece più di 500.000, no, ma in quanti erano? Gruppo. 3 giorni, c'erano di tutti, erano sì. tutti praticamente. Non so se l'abbiano battuta adesso gli U2 o gli AC/DC, sai? Non lo so, so che gli non U2 sono entrati perché hanno fatto l'ingorgo mega galattico per il loro concerto. Per il loro concerto. Esatto. Però, insomma, di questi ecco, per dirti come i Queen fossero, ma tutti e quattro poi, delle persone, ognuno col suo carattere, con la sua, il loro egocentrismo, con il loro carisma, al punto tale che, ad esempio, Roger Taylor non iniziò come batterista, iniziò come percussionista quando era piccolo, e il suo primo strumento fu una chitarra, perciò anche questo lo vedi come il mondo cambia e si evolve. Altra flash su Freddie Mercury, una sua frase: prima di essere una rockstar sono un essere umano. Beh, bello questa qua. Purtroppo però nessuno mi ama come essere umano. Si innamorano tutti della mia fama e della mia celebrità. Nessuno ama quello che io sono nella vita privata. Non vogliono Freddie, ma Mercury, la pop star. È come se fosse un mostro a due teste. Beh, però questo è un problema, è un problema che hanno tutti gli artisti. Sì. Perché comunque alla fine la gente si innamora sempre del personaggio pubblico. Cioè magari sì. 5 minuti prima puoi essere lo sfigato qualunque, se poi hai un attimo di visibilità la gente, solo perché hai questo, si innamora del personaggio pubblico. Sì. Quindi ti dico, è un po' un problema che hanno un po' tutti. Poi, poi qualcuno si perde per strada, non capendo più effettivamente quali sono i veri amici o gli amici per giusto perché sei chi sei in quel momento. Quindi. Stavo guardando i messaggi che arrivano e ancora Marco da Normandia non mi ha scritto oggi. Non so se c'è qualche festival degli aquiloni in giro per il mondo. Lui, una festa da vichinga. Non lo so, ma lui è un gran aquilonista. Lui fa degli aquiloni e pensa che lui ha fatto l'unico aquilone che è passato sotto al Tower Bridge di Londra. Ah, una sì? Sirena di 20 metri di lunghezza, lui l'ha fatta volare, stupenda, sotto il ponte di Londra, è andato su. Bello. E cioè l'ha fatto passare sotto il primo. Non so se lavorava in quel tempo, e non voglio dire una stupidata, con la Tyrrell o un'altra, sempre nella Formula 1, era nel giro della Formula 1, okay. Nel giro nel senso che era sponsorizzato e portava in giro questi bellissimi aquiloni. Allora potrebbe essere che sia con Nicola Imola sul circuito. Sì, ma sai che di circo di Imola adesso ci vanno in bicicletta, poveri. Sì, beh, vabbè, ho capito, ci sono lui, sì. Nicola e la monaca di Monza, tutti e tre insieme. E che però a Monza sono arrabbiati. A Monza sono arrabbiati. Perché la monaca di Monza è andata a Imola. E non è bello subito. Andiamo insomma. Avanti con i Queen. Che esatto. È brutta. Allora, abbiamo quella, cos'è? L'abbiamo sentita, visto che abbiamo il nostro amico giornalista sportivo, quella che ormai l'hanno trita, ritrita da tutte le parti. Però rimane sempre bella ed è un bellissimo video. E stiamo parlando di We are the Champions. Queen. For you. We are the champion. Credo che sia la prima volta che mi metto a cantare in trasmissione. Sì, erano bellini i braghini. Braghini erano molto belli. E penso certo. che solo lui potesse. Cioè, allora, cioè, io ho una sharp uguale e un boxer uguale. Adesso arrivo a casa, mi smutando, e inizio a cantare col mezzo microfono. Tanto il microfono. E poi chiederemo a Felicia di mandarci una foto e noi lo useremo in tutti gli altri programmi. Sì, no, facciamo come sigla. Ah sì, carino. Perché sì. L'altro giorno ho scoperto che tutti avete delle sigle in questa fantastica web TV che è C100. Sì. Avete delle sigle che neanche in Rai ce le hanno, perché veramente in Rai non ho visto roba del genere. Voi avete sigle e io c'ho nulla. Adesso ne sto facendo una. Ma perché anch'io. Perché tu parli tutte le volte con una band diversa, e quindi chiaramente cosa facciamo? Ma no, ho visto la sigla dell'Alberta, non so se sempre quella, o una trasmissione prima che era in streaming, che era bellissima. Ma l'Alberta paga per avere la sigla. Ha pagato, come paga? Ha pagato in natura. Forse, no? Sappi che sembra un miracolo, ma l'Alberta sta ridendo. Sorridendo, che non esageriamo. Quindi se vuoi puoi nel pagare. Nel suo ruolo di. Abbiamo chi ti fa la sigla, se vuoi puoi pagare sì? in natura. No, la sigla non la faccio io. Va bene, perfetto, a posto. Allora, prima, abbiamo inizio, torniamo un po' alle nostre gossipatone sui Queen e soprattutto su Freddie Mercury. E mi dispiace perché questa trasmissione non volevo che fosse tutta e solo dedicata a Freddie Mercury, ma purtroppo si scade sempre in questo. Prometto
che studierò e guarderò anche gli altri tre della band per fare una trasmissione parlando dei Queen senza parlare di Freddie Mercury. Sei uno, cioè, non so se riesci a fare, però sarebbe la prima, credo, al mondo. Parlo dei Queen senza Freddie Mercury. Ma chiaro, non ci riuscirai, secondo me, perché comunque i Queen da soli, l'anima dei Queen, secondo me, era Freddie Mercury. Tu hai mai lanciato una sfida? E io, guarda, accetto la sfida. Se tu riesci a fare una puntata, sì, sugli altri quattro, okay, componenti, no, tre. Perché sono quattro in, vabbè, tutto. Sui Queen senza parlare di Freddie Mercury. Sì, intanto Nicole ci dice che... Lo posso nominare? Eh? Lo posso... Che pagando 5 euro possiamo entrare a fare un giro nel circuito ai 40 all'ora. Allora, perché? Adesso Nicole è collegata e sicuramente lei mi risponderà e mi darà ragione, almeno lo spero. Però ragazzi, facciamo un piccolo... Allora, voi ve lo ricordate, no? Il circuito di Imola? Sì. Tutti sono passati e purtroppo sono successi anche dei fatti brutti, la morte di Ratzenberger e di Senna. Oltretutto anche lì neanche fa la posta, c'ero proprio di fronte quando si è schiantato. L'unica volta che sono andato al circuito, non sono mai più andato in circuito in vita mia, perché ho detto forse gufo io. Due volte, due morti, ho detto buona, perché matta, ecco. Cioè, vabbè. Perché sei venuto qui, non potevi andare a Punto Radio? Te lo dico. Allora, dicevo, è triste perché un circuito come Imola, che era l'ombelico del mondo di tutto quello che era motori, anche perché l'Emilia è la terra dei motori, esatto, adesso 5 euro fai un giro e non c'è più nulla, non almeno so. Mi ha detto Matteo, che è un appassionato di motori di Imola, mi ha detto che non c'è più niente, zero. Adesso aspettiamo il commento di Nicole, che sicuramente dà, è vero, purtroppo siamo a sti livelli. Prima parlavo però delle due passioni, delle tue collezioni, fra le tante che aveva, di Freddie Mercury, che erano i kimono antichi che prese e iniziò, e dei koi, che sono i pesci, esatto, la carpa. E ho trovato proprio la notizia, datata 24 luglio 2002, perché Mary Austin è stata la fidanzata di Freddie Mercury, poi dopo la sua migliore amica, prima che Freddie Mercury logicamente prendesse coscienza della propria omosessualità. Quando nel 91, il 24 novembre del 91, Freddie Mercury è morto purtroppo di AIDS, Mary ha ricevuto una grossa eredità, ok? E in cambio però Mercury ha scritto, Freddie ha scritto che si doveva occupare dei suoi 84 koi giapponesi, queste specie di pesci, queste carpe, sì. E lei, che logicamente non sapeva come fare, le affidò al Clifton Nursery di Mike Miller a Londra. Era uno una specie di garden house dove ci avevano, insomma, questi, dove tengono questi pesci qua anche. E purtroppo un suo detto non aprì l'ossigeno, una roba del genere. Sì. E gli 84 koi. E andarono tutti al ristorante cinese. Esatto. Perfetto. A parte la cifra che gli 84 koi, cioè la collezione di Freddie Mercury, quegli 84 potesse pesci. Potesse valere, perché non so, non me l'hai ancora voluto dire cosa costa un koi. Uno non lo so, però ti posso dire la collezione di Mercury quanto costava. Che poi faccio i conti al contrario. Allora, 84 pesci, 500.000 dollari. Però, ammazza. Capito? E non sono quelli che ti passano con la sella rotina nello sushi, sì, sì, sì. No, a 10 a 6 euro il pasto, sicuramente, no? Ma a parte questi, e la cosa che prima dicevo, che era questo aneddoto triste, perché dopo è stata fatta causa, probabilmente sarà stata anche vinta, ma alla fine purtroppo Mary, la sua ex fidanzata, avrà sempre questo scrupolo di aver perso la collezione che Freddie gli aveva affidato, e questo l'ha molto molto rattristata. Questo per dire come la vita ci basta un attimo, non apri un tubo d'ossigeno, 84 koi, 500.000 euro, andate, mi scappa da ridere, perché se penso che 84 pesci sono 500.000 euro, ma sto anche valutando il fatto che comunque se è andato la buonanima di Freddie Mercury a comprarlo, magari ci ha anche marciato su un po' il venditore. Bisognerebbe andare a vedere su eBay, esatto, a quanto te lo vendono. Esatto. Ad ogni modo, anche se lo vendono alla metà, sì, sono sempre un botto. Io abito in campagna, quando vuoi, caro, visto che stai a smanazzare con sì, cursori e tutto, ci mettiamo io e te. E facciamo un allevamento di koi. Di koi e via andare. Tanto due koi ce li abbiamo già, esatto, quindi andiamo avanti. E due koi. Allora abbiamo Breakthrough. Breakthrough. Vai. Breakthrough, i Queen, è vero,
non ha perso solo la Formula 1, il MotoGP, eccetera eccetera. Imola si è fatta anche fregare il Jamming, il Heineken Jamming Festival. È vero. Che io lì ci ho visto un gran concerto, un grandissimo concerto. Cosa ci hai visto? Ci ho visto il mio mito. Io c'ho un mito, ma voi non, anche lì non lo beccereste mai. Vasco Rossi. No, ti prego. I Green Day. No. Jamiroquai. No. Sto cercandoli tutti. Non lo beccherai mai. Non lo so. Due volte l'ho visto. Non ne ho la più pari. È una musica un po' dura, leggerissimamente satanica, ma quel tanto che basta. In Metallica? No, satanica, di più. Ammazza, e che? Adesso non fingono. Chi? Oh, non stanno beccando qua, Gli Iron Maiden? Ma no, Limp Bizkit, no. Ma andiamo avanti di più, domani? Un pazzo scatenato. Possiamo evitare? Si chiama come una diva. Marilyn Manson. Ma sciorbole. Sì, due volte l'ho visto. Un grande. Da Marilyn Manson. Lui ha capito tutto, sai? Ah, sì. Lui, quando mi dicono, ma Marilyn Manson, ma tu uno come te che vai a dire... Ma lo è o lo fa? Se lo fa. Potremmo fare questa una un puntata. Grande. Sì. Grazie. Guarda, faccio Carlo, io la regia. La fai tu? A Marilyn Manson te la faccio io la regia. Facciamo una puntata su Marilyn Manson. Perché è stato il più grande, quello che ha venduto la sua immagine craccata, un fake che non ti dico. No. Cioè, credo, mentre altri lo erano proprio di quelli proprio. Lui invece proprio lo faceva. Anche perché se guardi Marilyn Manson durante la giornata è un ragazzo normalissimo, esatto, e non lo riconoscete. Esatto. E poi dopo, vabbè. Anche la sua moglie, non era... Ah, beh sì, la tipa... Come si chiama quella che... La Von Teese. Che però non è più ormai sua moglie. No, vabbè, ok, quella che è stata. Sì, esatto. E allora, insomma, il 20 aprile del 1992 si svolge il tributo al nostro amico Freddie Mercury, deceduto, e si svolge alla Wembley Arena di Londra. E queste sono state le parole di inizio di quella serata. Buonasera Wembley, buonasera mondo. Siamo qui per celebrare la vita, l'arte, i sogni di Freddie Mercury. Avete voglia di inviargli tutti insieme il più caloroso messaggio d'addio della storia? E tutti quanti dicono sì. E per una notte intera ci furono i più grandi cantanti, le band più famose al mondo. Me lo ricordo. Il concerto fu diviso in due parti, però. Sì. La prima parte, in cui c'erano, diciamo, le band che gli avevano voluto bene, no? L'avevano, come posso dire, dichiarato la loro ammirazione. Cioè i Metallica, Def Leppard, Extreme, Guns N' Roses. Invece la seconda vede i Queen superstiti, cioè i tre, e con vari amici, a vari solisti, fra i tre che si ricordano sempre: Lennox, Elton John e David Bowie. Oltretutto ci fu anche George Michael, sì, anche però George... chi si ricorda sono sempre, sì, i tre, sono sempre quei tre lì. Senza nulla togliere a Giorgio Michele, i tre, anche perché fu l'ultimo concerto che vide John Deacon, il bassista, con la band, perciò sì. Fu l'ultima sua apparizione con la band. Fu un gran concerto. Io ho nominato tre, di questi tre, uno, David Bowie, fece quello che, oltretutto, ho passato anche lo stesso brano durante la monografia dedicata a David Bowie che abbiamo fatto. Fece un pezzo che a me ancora adesso piace tantissimo. Non so perché, sai, delle volte hai dei pezzi che ti rimangono nel cuore per il ritmo, per il susseguirsi delle melodie, per il ponte che si viene a creare, insomma, tutte queste cose. Ed è Under Pressure. Io non so che video ho preso di Under Pressure, ma credo che ci sia proprio David Bowie con il Freddie Mercury e Queen. Under Pressure. Sotto pressione, come Carlo, che c'è l'angoscia del cosa? Dei mega? Della connessione. Come mai è calata la connessione? Che è in bagno? Non tirate l'acqua! Ma cosa c'entra? No, c'è l'acqua col pulsante wifi! Dobbiamo ringraziare la Telecom. Ah, grazie. Grazie Telecom per questo bellissimo servizio. Io ringrazio. Sono le 17:40, stiamo arrivando verso la fine di questa puntata, un po',
un po' calata, eh? Calante no, è stato divertendo. Esatto, è vero o no? Io mi sto divertendo molto con te. Non ho ancora capito che video vuoi dopo, ma va bene. Dopo mettiamo Radio Gaga. Perché tu non vuoi quello che piace a me. Io ho già capito che a te non ti piace. No, perché se dici il titolo, penso che qualcuno mi dia ragione a me. Non è proprio il massimo dei video, come anche Radio Gaga. Non è una gran canzone, Radio Gaga. Però ha un suo perché. Perché tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo video fanno parte tutto dei vari fan, o del vario dei vari fans club dei Queen, che sono andate gratuitamente, anzi avrei voluto andarci anch'io gratuitamente, anzi avrei pagato anche il mangiare, Certo. E si sono messe lì a fare quello Radio Gaga, sì, che adesso lo facciamo vedere, che e adesso dopo lo facciamo vedere, che è molto bello. E il carisma di tutti e quattro i Queen era tale che alla fine i fans che erano lì a registrare Radio Gaga, in pochi andarono a chiedere gli autografi Queen, perché avevano paura di chiedere l'autografo. Chissà che anche se mi fanno chiedere l'autografo, paura. Invece Queen, come sempre nella loro carriera, che diciamo una frase fatta, non si sono mai montate la testa più di tanto. Sì. Non dico no, però non più di tanto. Non si sono mai rifiutati ai loro fans di firmare un autografo. Detto questo, visto che il tempo è poco e vorrei mettere su almeno altri due video, Radio Gaga dei Queen con i loro fans. Io non c'ero. Nemmeno io. Allora, Radio Gaga. Senti che che ho. Radio Gaga, Queen. Un altro, l'ultimissimo aneddoto su Radio Gaga. Mi sembra che tutti gli aneddoti siano su sto video qua, che poi non era meno bello, però insomma siamo stati dei migliori, che i Queen si incartavano alla fine. Allora i loro fans iniziarono a battere le mani e alla fine risollevarono le sorti di questo video, punto. Una cosa che tutti... Sì, basta. Ammazzo. Beh, basta, buono, vi devo dire. Buona lei, ho detto breve. Un'altra cosa che invece ho letto e che mi fa tanto ridere, perché io ho vissuto quei momenti, è quando Freddie Mercury ha detto questo di Sid Vicious dei Sex Pistols. Cominciai a chiamare Sid col soprannome di Simon Ferocious. Sì. E lui non era contento. Guardando tutti quei segni che aveva sul corpo Sid, perché lui sai che si tagliava con le amette perché era un punk, lui era cattivo, sì. Gli domandai se si fosse graffiato davanti allo specchio e poi gli chiesi con naturalezza: ma e da grande cosa farai? E lui non piacque questo. Questo era Freddie Mercury, grande. E poi c'è il simbolo dei Queen, no? Sai il loro logo? Sì, la corona con... La corona con il leone, con le due angiolettini, eccetera, sì. Eccetera, eccetera. Allora, quella la disegnò Freddie Mercury, perché sapete, lui aveva fatto il liceo artistico, mentre gli altri... Ciao, addio che t'amavo, voleva diventare astronomo addirittura. E praticamente ha unito a vari simboli. Intanto c'è la fenice, con le ali spiegate, no? Quello grande che è su tutto il logo dei Queen, ed è un simbolo dell'immortalità, che è stato preso in prestito dal stesso logo che aveva nel college quando Freddie Mercury era in India. Ah! Mamma mia. Adesso sto meglio, però adesso che so questo. Adesso l'abbiamo. Bene. Poi ci sono i quattro segni zodiacali: due leoni per Roger Taylor, John Deacon, un granchio per Brian May perché era del cancro. E poi ci sono due esserini alati, uno verde e azzurro, che è il maschio, e uno rosa, che è la femmina, che simboleggiano l'ambiguità sessuale di Freddie Mercury, perché era della Vergine lui. Al centro la Q, che vuol dire Queen, della regina, e poi dietro un guazzabuglio di segni e di varie cose, insomma, perché vogliono rappresentare la come posso dire, quello che era Freddie Mercury, no? Sì. Molto, molto estroverso, eccetera, eccetera, insomma. E questa è un po' la storia del c'è la connessione? No, te lo dico, ti trago perché ti vedo ogni tanto. Vai tranquillo. Ma tu queste cose le sai già. E che rappresentano un po' quello che era il simbolo dei Queen. Adesso, visto che siamo l'ultimo video, perché abbiamo chiuso, yes. Siamo in finale, mettiamo, perché visto che questa radio è bella perché
Siamo partiti, vero? Sì. Con pochi programmi. Siamo C'erano tanti. Il palinsesto non era pieno. Adesso invece abbiamo della gente in coda. Siamo quasi a 24 programmi. Sì, esatto, perciò per cortesia guardatemi, se no c'è la coda, mi seguono, poi mettono un altro, capito? Che ah, non beh, è bello sì, subito, anche perché insomma. Stiamo cercando leve nuove da rimpiazzare, oddio, quelle più anziane. Oddio, vabbè, intanto vedo qua Gabriele col suo programma di sport, un grande, insomma, dai. Sì, m'ha no, dato vabbè, delle Gabriele idee. Fossa. È arrivato, mi ha dato già delle idee che per i prossimi 4 mesi abbiamo già tutte le monografie, se mai sarò ancora qua, già piene, insomma. Perché anche tu gli hai dato prima dello sport, è vero, degli sport è vero. Nuovi, quindi. Speedminton e sì. Ultimate Frisbee. E anche un po' di curling, già che ci sei, che così. Sì, però... Il curling, scusa, curling su prato. Eh beh, chiaro. Che invece di usare la scopa usa il decespugliatore per far andare più avanti, logico. Benissimo, perfetto. Qual ultimo... era l'ultimo video, scusa, di questo? Cosa punto? Può essere se non The Show Must Go On? Ma no, mi avevi detto Somebody to Love. Somebody to Love, va beh, bene, però vai. C'ho anche The Show Must Go On. Quale show Must Go On, perché lo piace? Spettacolo continua. Perfetto, aspetta un attimo che adesso lo perché arrivo. Tu ti dicono Show Must Go On come se venisse dal Brasile. Show Must Go On. Questa puntata di monografie è... Ah, è vero. Beh, intanto saluto tutti, è vero, scusa. Beh, queste vedi come siamo un po' svaccati oggi. Sì, oggi, beh. Siamo, esatto. Perché siamo al di sopra delle righe come qui, no? Sì, no. Però guarda che belli che siamo. Io però lui. Mi sono divertito molto. Anche io mi sono divertito parecchio a stare qua con te oggi. Peccato che non sono omosessuale, se no continuerei a fare il discorso con la te in privato. La prossima volta torna Pierre a farti regia, non c'è problema. Ok, allora, ciao a tutti. Da Matta, questa è Monografia. Ci rivediamo lunedì prossimo, sempre su Sicento. E questo è Show Must Go On. Ciao a tutti, grazie. Ciao, a lunedì prossimo.